Effetto bomboletta spray sul muro in 30 secondi con GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come creare un bel effetto di scritta con la bomboletta spray su un muro. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP, come vi dico sempre, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, vi faccio vedere ovviamente che si crea veramente in tempi molto molto rapidi. Prima ve lo faccio vedere come al solito lentamente, vi spiego le tecniche che abbiamo utilizzato, che in parte abbiamo già visto in altri video, e poi ve lo faccio vedere velocemente per farvi ovviamente capire quanto veloce può essere una volta che abbiamo interiorizzato i vari meccanismi. File nuova, creiamo un 1920x1080 di colore bianco come sfondo, quindi ok. Ragazzi, dobbiamo andare a creare da questo foglio bianco un muro, una texture. Come facciamo? Andiamo su filtri, andiamo su artistici e andiamo su drappeggia. Se voi lasciate il mouse sopra, vedete, aggiunge una texture simile a tessuto alla regione o al livello alfa selezionati. Ci apre questo pop-up, possiamo mettere più o meno profondità, eccetera. Lasciamo queste di default e noi vediamo che lui ci crea esattamente un effetto, in questo caso muro. Vedete un muro ruvido, molto molto carino secondo me, in un secondo ragazzi. Bene, andiamo a fare la scritta. Allora, il livello sfondo, ok, andiamo a creare un nuovo livello, lo chiamiamo testo. Bene, trasparente ovviamente. Selezioniamo il livello testo. Andiamo sullo strumento aerografo che ovviamente ci simula l'effetto bomboletta, l'effetto spray. Ok? Nelle opzioni dello strumento aerografo andiamo su una dimensione che sia consona, quindi medio-bassa. Poi andiamo con una forza e una durezza medio-alte, intorno al 60. E giù in basso andiamo, vedete qui c'è flusso, andiamo su un flusso abbastanza basso, il flusso di vernice. Ok? Andiamo, scusate, andiamo a prendere un colore classico delle bombolette, un colore flash, quindi magari questo rosso, e andiamo a scrivere la classica frase che si trova sui muri. Ok, quindi scriviamo il nome di una ragazza. Ovviamente più è irregolare, meglio è, ragazzi, perché ovviamente simuliamo ovviamente la scritta con la bomboletta, ok, scritta a mano. Rosy, ti amo, ok? Bene, aspetta, andiamo a ecco, Ctrl Z, andiamo a fare, ok, una cosa più regolare così. Bene, ora ragazzi dobbiamo andare a imprimere ancora di più questa scritta nel muro. Come facciamo? Andiamo su filtri, una tecnica che abbiamo già visto in altri video. Filtri, mappe, mappe a sbalzo, ok? La mappa a sbalzo integra questo livello qui testo con quello sottostante, proprio è come se fondesse la grana di uno sull'altro, ok? Quindi andiamo su sfondo qui, gli diciamo vammi a mappare questo livello sul livello sfondo, vedete? Come è apparso, proprio è andato ad integrarsi sopra. E qui possiamo ovviamente poi andare a anche a regolare la profondità. Vedete, se andiamo a regolare la profondità diventa anche più scuro, ok? Anche con un effetto un po' sporco, che secondo me è molto carino. Perfetto, così ci siamo. E poi, ragazzi, possiamo fare tranquillamente una cosa, cioè andiamo a prendere lo strumento iWarp, che è questo strumento Warp, deforma con diversi strumenti, con una dimensione ovviamente piccola, quindi con Ctrl Alt e rotolina del mouse su e giù andiamo a prendere la dimensione uguale come diametro a quella della scritta e andiamo a mantenere esposta i pixel con una forza e una durezza medio-alti. Andiamo a fare una cosa di questo genere, ragazzi. Vedete, andiamo a sporcare la scritta, ok? Andiamo a sporcare la scritta tipo così, vedete? Dove ovviamente magari cade, dove finisce. Dove immaginiamo che possa finire ovviamente la scritta, ok? Con la bomboletta, dove finisce il tocco della bomboletta. Così, ok. Andiamo a sporcarla un po' così, ok. E poi ragazzi andiamo a fare un ultimo tocco. Andiamo qua, creiamo un nuovo livello sempre trasparente, lo chiamiamo tinta. Andiamo a prendere con il livello tinta attivo, andiamo a prendere sempre lo strumento aerografo, andiamo a prendere il nero. E andiamo con in questo caso una dimensione più grande, ok? Andiamo a fare una sorta di sfondo di colore nero con una destra e una forza più basse, intorno al 30-40, e diamo un po' più di flusso, un po' più di vernice, ok? E andiamo a fare una cosa di questo genere, ragazzi. Andiamo a fare come uno sfondo, ok? Alla nostra scritta. Voilà. Vedete che è bello anche questo effetto di
sfumatura, vedete, che c'è dal nero al bianco. E la nostra scritta, ragazzi, è fatta scritta con la bomboletta. Poi possiamo ovviamente, ragazzi, anche fare una cosa di questo genere, tipo prendiamo il livello testo e lo possiamo ruotare un po', quindi lo rendiamo così, ok? Ruota. E direi che la nostra scritta è assolutamente fatta. Proviamo ad andare a fare una nuova immagine, andiamo a farlo velocemente, quindi nuova immagine nera. Ok, andiamo a creare un nuovo livello, lo chiamiamo testo. Quindi andiamo con il rosso flash, lo sto facendo vedere velocemente. Strumento aerografo, dimensione più piccola, forza e durezza un po' più alti, flusso un po' più basso. E andiamo a scrivere, anzi, prima ovviamente dobbiamo fare filtri, dobbiamo fare artistici, dobbiamo fare drappeggia sullo sfondo. Lasciamo così, ci crea il nostro muro. Voilà. Poi andiamo sul livello testo, andiamo a scrivere con una dimensione un po' più bassa, andiamo a scrivere rosi, rosi, ti amo, con punto esclamativo e la scritta. Andiamo a fare sempre con il livello testo attivo, filtri, mappe, mappa a sbalzo, andiamo a fare uno zoom così si vede bene. La andiamo a mappare su, ovviamente in questo caso qua, su questo sfondo, questo livello qui, vedete che ce l'ha mappato. Possiamo andare a dargli un po' più di intensità con la profondità. Poi andiamo sullo sfondo, creiamo un nuovo livello, lo chiamiamo tinta. Ok, con il colore nero, con lo strumento aerografo, andiamo a dargli un po' più di dimensione. Così va bene, andiamo a dargli una forza e una durezza inferiore, deve essere un colore di sfondo, un fluido, un po' più di vernice. Quindi andiamo su qua e andiamo a fare il nostro sfondo con la bomboletta, ok? Gli diamo un po' di tinta di sfondo, ok? Poi ragazzi possiamo fare il nostro ruota sul livello test. Voilà, ed ecco ragazzi che abbiamo creato la nostra scritta con la bomboletta sul muro. Bene ragazzi, un tutorial molto veloce ma che vi ha fatto vedere due o tre tecniche interessanti che potete utilizzare per i vostri progetti. Vi invito a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_ero_academy, e noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.